fai indietro e poi lo fai in avanti. Visto che l'altro giorno hai fatto quella cosa interessante sulle articolazioni, ricordiamoci che le articolazioni sono la prima cosa che vanno scaldate e preparate. Ferma le spalle, fai girare solamente la testa. La scopa ce l'hai? Lo diciamo anche a tutte le tue amiche, tutte le signore, se ce l'hanno lì a portata di mano, non è fondamentale, Anche i maschi, perché io ho scritto cosa lì, certo, anche gli uomini. assolutamente. Lo diciamo anche a loro, non è fondamentale. La scopa è uno strumento carino che ci può aiutare. Adesso di qua ti fermi e cominci a srotolare la colonna vertebrale verso il basso. Quindi scendi giù e poi ritorni su. Esattamente, brava. Se ti metti anche così di profilo è meglio. Fallo un po' di volte al tuo ritmo. Se ti metti di profilo è perfetto perché fai vedere bene a tutti quello che devono fare, srotolare la colonna e riarrotolare la colonna vertebrale. Ricordiamoci che anche le vertebre sono delle articolazioni che vanno scaldate, nonostante noi utilizzeremo di più le gambe e il core. Ok, fai l'ultima, Barbara, fai giù e piano piano vai in quadrupedia, quattro zampe, ok? Da qui comincia a muovere la schiena va su. Ok, schiena su e poi schiena giù. Quello che si chiama il gatto quando la schiena va su e poi il cavallo quando la schiena va giù. Molto bene. Poi ti fermi, porti un attimo il sedere sui talloni così ti allunghi. Posizione che si chiama child, la posizione del bambino. Ok, adesso da qua sali a quadrupedia, quattro zampe. Devi fare una cosa semplice, immaginando di essere a Formentera, ti devi sdraiare a terra. Solo questo. E poi dalla terra devi piano piano ritornare nella posizione del bambino. Vai, lo facciamo 10 volte. Vai giù col sedere, vai giù col sedere. Facciamo una decina di volte. Ti sdrai a terra e poi ritorni. Allunga bene il sedere sui talloni. Ti sdrai a terra Ah, ma quando piano piano ritorno. ritorno sui talloni? Esatto, brava. Ritorni nella posizione child. Ti sdrai giù a terra, vai, vai, perfetto, brava. Questo esercizio semplice ti permette di scaldare bene le articolazioni, ginocchia, anche spalle, gomiti, polsi. Ricordati solo di tenere gli addominali attivati in modo che la schiena sia sempre protetta. Fanne ancora un paio, le ultime due. Ok, brava, fai l'ultima e ti fermi giù, sdraiata a Formentera. Giù bene. Rimani sdraiata giù a Formentera qui, ok, spingi sulle braccia e sali con il tronco, punti i piedi e spingi il sedere in alto, vai su bene, sul sedere, con le mani cammini indietro, avvicini le mani ai piedi, colleghi le gambe e sali, srotoli bene la colonna vertebrale, bravissima, ok, sciogli le spalle. Allora, guardami Barbara, io qui ho preparato un cronometro, lo tengo io, che ci dà il tempo degli esercizi, perché alcuni esercizi li faremo a ripetizioni, altri li faremo a tempo, ok? Ora, partiamo con un lavoro di addome e glutei. Se vuoi, metti la scopa la puoi utilizzare così, o per comodità puoi svitare anche la parte sotto, così è meno ingombrante e più maneggevole. Ok, la metti sdraiata sul materassino, qua così. Ok, la metti per lungo sul materassino. Quando sei pronta, anche con tutti i nostri amici che ci stanno seguendo, mi devi partire con 30 secondi di jumping jack, che è questo movimento qua. Ma Mi devi fare questo. Come? lo faccio sul Fuori, fuori, fuori dal materassino. materassino, attenta a non inciamparti, esci fuori, mi fai 30 secondi di jumping jack e poi andiamo subito sul materassino. Sei pronta? Via, 30 secondi, Ok, brava. Rilassa bene le spalle, attiva gli addominali. Io qua faccio vedere il tempo che passa. Dobbiamo fare 30 secondi di jumping jack per iniziare ad attivare bene tutto il sistema cardiovascolare. Brava, prenditi il tuo tempo e cerca di essere morbida. Mancano 6 secondi, ultimi 3, 1, pausa, buono. Brava, vai sul materassino, lunga, ce l'hai qua davanti.
Stai sui piedi. Ah, scusa. Ok? Cominci a srotolarti, quindi da qui piano piano scendi, vai giù e cammina avanti. Ti mettiamo nella posizione che chiamiamo plank. È presente quella della tartaruga? Se per caso ti sembra difficile, basta appoggiare le ginocchia a terra. Però aspetta, Matteo, vengo più vicino con la terrazzina e tiro giù il telefono perché sennò da lontano non vedo. Va bene, vai. Ok. Quando faremo... Noi dividiamo il nostro lavoro in tre round. Vai, la prima parte la facciamo a terra, poi ci alziamo in piedi. Allora, sei la scopa la devo tenere in mezzo, hai detto? Come? Scopa la devo tenere in mezzo? In mezzo. Inizia sei in plank. Sì. Ti sembra intenso, appoggi le ginocchia. Adesso per 30 secondi, in plank, devi passare alla destra della scopa e poi alla sinistra della scopa. Vai, come se fosse una camminata, bravissima. Usa anche i piedi, eh? Usa anche i piedi, brava. Passi a destra e passi a sinistra. Sono solo 30 secondi, eh? Rilassa le spalle, attiva gli addominali, scendi un po' col sedere, brava. Risucchia bene l'ombelico in dentro in modo che la schiena sia protetta. Ci mancano 10 secondi. Alla fine di questi 10 secondi... ci sdraiamo a terra, Formentera, eh? Ultimi 3, 2, 1, ok, relax, giù, Formentera e ti giri. Sei a Formentera, vuoi prendere il sole sulla pancia e non sulla schiena. Aspetta che... Tu vedi? Sì. Mani dietro la testa, ok, senza spingere forte con le mani, mi fai 20 crunch, 20 addominali. Facciamo insieme, via, 1, esatto, 2, 3, 4, brava. La cosa importante, anche se ne facciamo 2 in più, 2 in meno, non muore nessuno, non spingere con le mani sulla testa, rilassa il collo e le spalle, cerca il più possibile di immaginare di voler mettere la testa sopra alle ginocchia, brava, come se facessi un cerchio grande. In questo esercizio qua, che è il classico esercizio di addominali, è difficile cercare di isolare la schiena, però ce la possiamo fare se ti rendi conto che le mani non spingono sulla testa, eh? Quindi molla bene le spalle. Tu stai contando? Sì, no. Vai, facciamo gli ultimi 3. Quando giocavo a calcio il mio allenatore mi diceva sempre, quando non ce la fai più fanne ancora 3. Questa è l'ultima, rimani su, stai lì. Stai lì, eh? Ora, quello che io vorrei è che tu salissi ancora di un centimetro. Ancora uno. Stai lì, stringi i denti e fammene 10 piccoline intense. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Buono, stai lì, rimani. Questa è la posizione. Sei mancato, eh? Anche tu. Iniziamo a lavorare sui glutei. Io voglio 20 punti per i glutei, cioè questo. Salita al sedere e sali mettendo bene in allineamento il tronco con le gambe. 20 volte. Poi scendi e poi strizza su. Rimani su un secondo e poi scendi. Poi rimani su per un secondo e poi scendi. Quando sei su in quel secondo, la differenza la fai tu, non è l'esercizio. Questo è un esercizio semplice. Che conosciamo tutti, si chiama ponte per i glutei, ma la vera differenza è quanto tu sei intensa durante il movimento. Perciò quando sei su, dovresti provare ad immaginare che ci sia un cucciolo di Rottweiler, di Pitbull, che dà un morso sul sedere. Quindi molla, esatto. Sì, quando ma sei le ginocchia lì, vanno tenute strette, le ginocchia, Matte, vanno tenute strette o larghe? Le ginocchia sono parallele e allineate con le anche, quindi alla distanza delle anche. Non troppo larghe, non troppo strette. Tieni conto, Barbara, che l'allenamento che facciamo oggi è dedicato a te, è dedicato anche a tutte le persone che ci seguono e che ti seguono. È un allenamento pensato se non ho nulla in casa. Poi lo potremo pensare con un elastico, lo potremo pensare con dei pesi, lo potremo pensare con tante altre cose. Però immaginando che io non abbia niente in casa, questo è un allenamento super, super, perché una scopa ce l'abbiamo tutti. Ok? Nel frattempo tu immagino che non abbia contato... Ultime 5, vai, 4,
Esatto. Mi conosci, ultime sai, tre, conto mai. ultime due, fai l'ultima e rimani su, stai lì, tieni, eh. Adesso concentrati sul sedere e strizza più forte che puoi. Tieni strizzato, 4 secondi, 3, 2, 1 e relax, brava. Raccogli le ginocchia al petto, scarica un po' la schiena, ok? Adesso ci alziamo in piedi per una parte dedicata alle cosce e ai glutei. Quindi, piano piano ci alziamo, sposta il telefono per come ti viene meglio. Ok, facciamo sempre il nostro, questo è il nostro primo round e noi ricominceremo sempre da qua, ok? Quindi partiremo sempre da qua. Ora, se vuoi ci scaldiamo un attimo in questo modo. Hai la scopa qua davanti, ce l'hai in mano, tu rimani pure in piedi. Quello che voglio è fare una foto dietro e ti inginocchi. Ok? E fai girare il bastone nella direzione del ginocchio avanti. Quindi se hai davanti la gamba destra, giri verso destra. Ok? Poi ritorni, vieni su, cambi gamba. Ti appoggia il ginocchio, se hai il ginocchio sinistro, giri a sinistra. Vai, fallo tu al tuo ritmo. Perfetto, fatelo voi a casa al vostro ritmo. Ci prendiamo una trentina di secondi di tempo. Il ginocchio dietro appoggialo tranquillamente perché ci serve solo a riscaldare. Poi dopo lo faremo lo col ginocchio per terra. Lo appoggio sì, per terra. Appoggia. Perché tanto per noi questo è solo riscaldamento. Dopo lo faremo con le ginocchia sollevate, tranquilla. Però questo ci serve a scaldare le gambe, a preparare tutte le catene crociate, a iniziare a far lavorare il core. Esattamente. Fammene ancora un paio di riscaldamento, molla le spalle. Brava, l'ultimo, butta fuori l'aria ogni volta che fai la torsione, ok, relax, stop, brava, molto bene, vieni su, se vuoi col bastone sciogli un attimo le spalle, fai questo, lo porti in alto e lo riporti avanti, lo puoi portare anche dietro, ok, poi lo fermi su, qui, ti inclini da una parte, bene, allunghi tutto e poi ritorni e ti inclini dall'altra e allunghi tutto. Ok, bravissimi. Sciogli le spalle perché siamo pronti a cominciare con le gambe. Allora, il bastone lo tieni qua. Questo ti aiuta. Vado avanti. Quello che io voglio, ascoltami Barbara, faremo 10 squat, ma ogni volta, ogni squat lo teniamo per 5 secondi. Ti faccio vedere. Quindi vado in squat e rimango 5, 4, 3, 2, 1. Alla fine dei 5 secondi, se vuoi, ci metti un piccolo saltello. Brava, lo facciamo 10 volte. Pronto a partire, su in piedi. Andiamo insieme, io ho il crono lì davanti, ti do il tempo io, 3, 2, 1, via, primo squat, tienilo 5 secondi, rilassa le spalle, attiva l'addome, pronta a fare il primo saltello, 3, 2, 1, via, rifa, 5 secondi, tieni, addome attivo, spalle rilassate, jump, via, vai, tienili 5, sono 10 di questi, jump, via, tieni, quando atterri morbida, jump, e ogni volta che salti spingi bene con i piedi nel pavimento, via, jump, questo è il quinto, ce ne mancano 5, jump, molla le spalle, se fai un po' di forza con le braccia ti accorgi che ti aiuta anche a salire, eh? Via, jump, sono gli ultimi 3, non stavo usando le braccia, ok, va bene, ultimi, via, jump, solamente 2, alla fine dell'ultimo jump devi andare con la sedia e con la schiena appoggiata al muro, via, penultimo, adesso fai l'ultimo, questo è il più alto di tutti, 3, 2, 1, jump, buono, adesso appoggiati, guardami, con la schiena al muro, portati dietro il telefono e con le gambe a 90 gradi, devi immaginare di essere seduta sulla sedia, con la schiena appoggiata al muro e il bastone qua davanti a te. Lo conosco bene questo esercizio, lo faccio sempre al parco. Perfetto, stai lì e respira perché abbiamo 30 secondi di questo. Molla le spalle, attiva l'addome, abbassa bene il sedere, ok? Le gambe sono parallele. Se qualcuno o se anche tu ce l'avessi, poi potresti mettere una palla in mezzo alle ginocchia e spingere forte. Adesso rilassa perché siamo a 15 secondi, te ne mancano ancora 15. Man mano che aumenta l'intensità, tu devi aumentare piano piano il respiro. Ultimi, 5, 4, 3, 2, 1, relax. Brava.
giusto dietro di hai capito la... cosa serve la scopa ad alzarsi? Esatto, serve proprio a quello, ad alzarsi. Sciogli un attimo le gambe, perché io adesso voglio 20 affondi alternati fatti bene, quindi il bastone lo tieni qua davanti, in questo caso non appoggi il ginocchio, 20 volte vuol dire 10 con la gamba destra, 10 con la sinistra, faccio vedere, affondo e ritorno, affondo e ritorno, 10 con la destra, 10 con la sinistra, 3, 2, 1, via. Ok, bravo, sempre con la stessa gamba. Rilassa le spalle, attiva l'addome, molto bene. Se però vuoi aumentare l'intensità, molte persone pensano che debbano farne di più. Invece quello che devi fare ogni volta che torni su è spingere forte con il piede destro, in questo caso nel pavimento, per aumentare il lavoro. Tu stai lavorando il sinistro, però devi spingere col destro, perché è lui che ti fa tornare. Fanne ancora uno. Ah, ok. Ok, cambia gamba. 10 con la gamba destra dietro, esatto. In questo caso, se tu prova a concentrarti sul tuo piede sinistro, ogni volta che... Il piede in appoggio? Sì, sì, il piede in appoggio. No, il mio è destro adesso. Ah, sei girata al contrario? Eh sì, sono in selfie. Ah, ok, perdonami. Quindi devo spingere sul piede in appoggio quando salgo, giusto? Con quale gamba stai andando dietro adesso? La sinistra. Ah, ok, allora spingi col piede davanti, perdonami. Usiamo avanti. Spingo su tutto il piede o solo sul tallone? Su tutto il piede. Devi immaginare di voler lasciare l'impronta del tuo piede nel pavimento. Fammene ancora uno. Ok, buono. E adesso torna 30 secondi sulla sedia, quindi sulla schiena al muro. Vai. 30 secondi sulla schiena al muro. Giù bene? Ok, molla le spalle, bastone avanti a te. Brava. Ok, ora quello che vorrei, nel nostro primo round staremo 30 secondi sulla sedia, nel prossimo saremo 40 e poi aumenteremo ancora di 10 secondi. Stai lì, allunga avanti, respira. Ok, ora rilassa i muscoli della faccia che ti lasci, così non hai le rughe. Brava. Mancano 10 secondi, tienile. Gambe a 90 gradi, dovresti iniziare a sentire di nuovo il cucciolo di Pitbull che sta mordendo un po'. Ultimi 5, 4, 3, 2, 1, relax. Sciogli le gambe, aiutati col bastone. Brava. Primo round andato. Done. Round numero 2. Mi sta chiamando mio figlio che vuole un aiuto sui compiti. Va bene, devo lasciare. In questo momento. Ma proprio non so se torno. Forse sei stato tu che hai deciso che forse da oggi si può fare la passeggiata in questo momento proprio. No, ma che grande cazzata. Comunque andiamo avanti, va? Non d'accordo, poi forse tuo figlio è un po' grande per la passeggiata. No, mio figlio lo lega una sedia, deve stare a casa. Al TRX. Rimetti il bastone sul materassino che ricominciamo. Andiamo giù? Prima facciamo il jumping jack. Ah, ok. 30 secondi. Allora, aspetta che rimetto il materassino giù. Ok. Vado? 30 secondi jumping jack. Io tengo il tempo, Guarda. Siamo partiti che tieni il tempo, mi mancavi. Siamo partiti al minuto 14, devo arrivare al minuto 14:30. Brava. Mi sei mancato, Matteo. Vedrai appena torneremo a fare le classi di body pump il giovedì a Luna. Mamma, come mi mancano le classi del giovedì. Lì si vedrà chi ha fatto qualcosa a casa o chi invece è stato, ha preso la forma del divano. Ultimi. No, guarda, io mi alleno tutti i giorni. Due, lo so, ti seguo. Stop, relax. Fronte al materassino, andiamo giù. Metti la terra. Ok, hai la scopa se vuoi lì in mezzo, come hai fatto prima. 40 secondi sono adesso, Okay. Quando sei pronta, mi fai un passo al di là della scopa e poi ritorni. Via, brava. Esattamente. Molla bene le spalle, il sedere è allineato al tronco. No, Daniele, adesso no, scusami. Allunga bene la colonna. Questa è un'ottima tattica, quella di far arrivare un bambino. No, è arrivato lui a rompere di raccontarmi le barzellette, pensa a te. Bravo, bravo Daniele, siamo a... Ti mancano 15 secondi, Ancora! Eh sì. Ultimi. 5, 4,
3, 2, 1, Formentera, Formentera. Buono, girati, schiena giù e pancia su. Ciao. Ciao. Mani dietro la testa. Via, sono 20 addominali, fatti bene, come prima. Cerca di non spingere con le mani sulla testa. Devi stare giù così. Sì, non salire fino in cima, Daniele, fermati prima, no, esatto. No, apri i gomiti. Bravo, gomiti alti. Non spingere le mani sulla testa, ma vai su solo con l'addome. Bravo, perfetto, vedo che hai imparato perfettamente, giusto. Devo cercare di evitare il più possibile il rimbalzo, ok? Io salgo perché contraggo l'addome, scendo perché contraggo l'addome, si dice in fase eccentrica, lo allungo, diciamo così, anche se non è corretto. Barbara, sono gli ultimi tre, eh? Anche tu, Dani, ultimi due. L'ultimo e si rimane su, fermi su. Adesso non spingete con le mani, state su. Salgo di un centimetro ancora. Ancora un centimetro. Ancora uno, fermi lì. Ne voglio 10 piccolissime ma molto intense. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relax. Buona. Fermi lì che lavoriamo sui glutei. Occhio, Barbara, che aumentiamo. Guarda, anche tu stai dando un'occhiata. Perché questa volta si sale col sedere, si solleva una gamba, si solleva l'altra gamba, si scende. Stritto il sedere, sollevo una gamba, sollevo l'altra e poi scendo. Pronti ad andare? Sono 20 volte. 3, 2, 1, via. Così bene. Esatto, e poi scendo, relax. Strizzo, vengo su, sollevo uno, sollevo l'altro e poi scendo. Esatto, via. Su, strizza, solleva, l'altro. Solleva, esatto, e poi scendo. Andate avanti così, vi do io il tempo. La cosa importante è quando siete su e state tenendo, state strizzando il sedere e staccate la gamba, non deve cedere la schiena, perché l'addome tiene su tutta la struttura, insieme ai glutei. Lavoriamo sul core. Ricordiamo anche che il core non è solamente addominali, ragazzi. Il core è tutto quello che sta in mezzo al corpo, davanti, di lato e dietro. Buono. Ne fai ancora tre. Fanne ancora tre, Barbara. Vieni su una gamba, ti fa anche il muscolo, ti fa anche qua il cipite. E poi scendo. Fa soprattutto gluteo e femorale, quindi la coscia dietro. Se tu tieni su, senti il muscolo che femorale qua dietro. Se tu fai veloce, non senti. Ok, fanne ancora uno. No, perché se il muscolo fa male vuol dire che ci stai lavorando. Adesso rimanete su e tenete strizzato il sedere. Tenete strizzato il sedere, il pitbull deve mordere. 3, 2, 1, relax. Buono. Ok, in piedi. Ottimo. Prendo il bastone. Un'altra scopa, Dani. Solo il bastone, Dani. Non serve tutta la scopa, dai. Guardami Barbara, adesso facciamo sempre i 10 squat con 5 secondi di tenuta, però finita la tenuta, equilibrio su una gamba. Ok. 5 secondi di tenuta, equilibrio sull'altra gamba. Pronti ad andare, 3, 2, 1, via. Tengo 5, ferma lì, io ho il tempo qua davanti. Equilibrio, il bastone ti aiuta. Tengo 5. Molla le spalle, attiva l'addome, altra gamba, equilibrio, ottimo, via, tengo 5, 4, 3, 2, 1, equilibrio, via, tengo 5, 4, 3, 2, 1, equilibrio, molto bene, siamo a metà, tengo 5, mollo le spalle, equilibrio. Daniele, abbassa un po' le mani. Bravo. Tengo 5. 3, 2, 1, equilibrio. Ricordate, quando siamo in squat, via, squat, il sedere va dietro. Vai Barbara, 5 secondi. Sono gli ultimi due. Il sedere dietro, il ginocchio non deve superare la punta del piede. Via, equilibrio.
Ok? Facciamo in realtà gli ultimi due, così siamo 9-10. Attivo l'addome. Su. Ok, questa è l'ultima. Vado. Dopodiché c'è il muro, eh. Via. Equilibrio. Muro. Andiamo. Schiena al muro, bastone avanti. Sono 40 secondi di tenuta adesso. Buono. Facciamo un'aggiunta però. 40 secondi, facciamo un'aggiunta. Unite le gambe, quindi caviglia, ginocchia, cosce, e in questi 40 secondi, con tutta la forza che hai, spingi una gamba contro l'altra, come se tenessi un foglio di carta importantissimo che non deve scendere. Molla le spalle, 40 secondi. Una banconota da 200 euro. Una banconota oppure una lettera d'amore importantissima. Tienila lì, non devi perdere. Ho messo un segno in bianco adesso. Ok. Dani, abbassa il sedere. Bravo, 90 gradi. 90 gradi. Spalle morbide, sono 40 secondi, eh? Strizzate forte, bastone qua davanti, qui così, spalle giù morbide, petto aperto, ultimi 10 secondi, spingo forte, eh? Spingo forte sulle gambe, 3, 2, 1, relax, mi aiuto a salire, wow. Barbara, affondo dietro, il bastone qua. Quello che abbiamo fatto prima, 10 con la destra, poi 10 con la sinistra, però occhio, perché, guardami, affondo, questa volta c'è l'equilibrio, ok? Affondo e c'è l'equilibrio, man mano che andiamo avanti aggiungiamo qualche skill di movimento, vai, 10, e vieni su, esatto. Ma no, tutto con lo stesso, giusto? Tutto con lo stesso, prima uno, poi l'altro, esatto, buono. Il bastone ti aiuta con l'equilibrio, eh? Se tu volessi provare a sfidarti un po' di più, potresti pensare di staccare il bastone da terra di qualche centimetro e non avere più l'appoggio e dover lavorare di più con l'addome, col core. È una scelta, scegliete voi. La cosa importante è che... Tu lo sai che se mi provochi... Brava, la cosa importante è che il piede che sta davanti spinga nel pavimento nella fase di ritorno. L'ultimo, ok, al volo cambio gamba. Via, esatto, la cosa importante è equilibrio, quando vai in equilibrio, quando andate in equilibrio, perché adesso siete in due, la cosa importante è che il movimento dopo ricominci, non perché state perdendo il controllo del corpo, ma perché lo state controllando, quindi equilibrio e vado dietro, esatto, ultimi quattro, buono, ultimi tre, ultimi due, questo è l'ultimo. Ok, sedia al muro, abbiamo finito il secondo round, 40 secondi. Scusa, non per farmi i cavoli miei, ma quanti round sono? Tre, solo tre. Ok. Siamo già al secondo, il terzo sarà un filo più intenso, mollo le spalle, perfetto, giù bene il sedere, 40 secondi, una gamba contro l'altra, avete la segna in bianco, la banconota da 200 euro, dovete schiacciare forte una gamba contro l'altra, eh? Faccio vedere qua. È come se volessi spingere fortissimo una gamba contro l'altra. Se per caso lo vuoi fare da sola o lo volete fare a casa, avete una palla da mettere in mezzo alle gambe, da schiacciare un cuscino andrebbe bene, eh? Se vuoi provare col cuscino va bene, siamo a metà, molla le spalle, Dani fermo con la scopa, ultimi 10 secondi, Dani appoggia le spalle, dritta la schiena, testa appoggiata, bravo, ultimi, 3, 2, uno, sciolgo le gambe, wow. Sciolgo le trecce e i capelli, tanana. Sciolgo le gambe completamente. Ultimo round. Sono mancata, sforza. Ultimo round. De che? Terzo, che comincia sempre dal jumping jack, eh. 30 secondi di jumping jack. 3, 2, 1, via. Terzo e ultimo round. Dovreste sentire in questo momento le gambe belle frizzanti, eh? C'ho il cane che mi sta mordendo tutta in questo momento. Diciamo che io amo gli animali, adoro i cani, però so che un cuccioletto di pitbull quando morde, morde duro, stringe forte. Quella è la sensazione. 5 secondi ancora. 4, 3, 2, 1, relax. Buono. Andiamo a terra, Barbara.
c'è la plank in camminata che durerà questa volta 50 secondi, terzo e ultimo round. Plank? No, plank vulcano. Se vuoi metti la scopa in mezzo, posizione di plank. Aspetta che... Vai, vai. Sono 50, sono 50 secondi adesso, eh? Perciò quando sei pronta, andiamo. Ok, vai. Passo passo a destra, passo passo a sinistra. Così. Esatto. Devo passare da una parte all'altra della scopa, mantenendo gli addominali forti, e lo devo fare per 50 secondi questa volta, eh? È l'ultimo però, vero? Questo è l'ultimo. Ora, diciamo anche che possiamo dirlo tranquillamente, tu con la classe di body pump e quella che fai con me di indoor walking sei abituata a lavorare molto di più, però in questo periodo che sei un po' più a casa è giusto lavorare in modo ottimale, diciamo, forzando il giusto. Ti mancano 10 secondi, Barbara, eh? Molla le spalle, ultimi, 4, 3, 2, 1, relax. Formentera. Cos'è c'è Formentera? Mi è sdraiato al sole. Mani dietro la testa. Non davanti, Daniele, no. Eh no, non vedo lui. Mani dietro la testa. Come prima. 20 crunch. Andiamo, fatti bene, eh? Esatto, buttando fuori l'aria. Le mani non spingono sulla testa. L'idea è quella sempre di disegnare un cerchio tondo, come se volessi mettere la testa sopra le ginocchia. Dani, vai un po' più lento. Daniele rallenta il movimento, esatto. Devo quasi perché se già mi insulta. Chi è che ti insulta? Daniele, se gli dico di rallentare mi fa sento meno male se vado veloce, dico, per quello che mi so. Adesso c'è un detto, Daniele, nel fitness che è molto importante, che è questo: chi va piano va sano e va lontano con gli addominali scolpiti. Ultimi tre. E col sedere in mano che fa rima. Col sedere in mano. Ultimi due. L'ultimo, state su, fermi lì. Testa morbida, mani che non spingono, salgo ancora di un centimetro. Ancora uno. Ok. Ora sono 10 piccoli, eh? 10. Devo sentire il cucciolo che morde l'addome. 6, 7, 8, 9, relax, buono, molto bene, rimango lì, mi sei mancato, guarda, mi sei mancato, abbiamo iniziato sollevando il sedere, siamo andati avanti sollevando il sedere e staccando il piede da terra. Adesso cosa mi fai fare? Stacchi tutti e due i piedi. Se ce la fai, Dani, vengo lì direttamente. Invece no. Salgo direttamente staccando una gamba. Quindi attivo l'addome, sollevo una gamba. Sollevo l'altra gamba. Ok? Non divido più il movimento, ma lo metto insieme. Ne faremo 20. Esatto, così, giusto. Metto insieme il movimento. Stringo il sedere e sollevo la gamba. La cosa importante qual è però? Con il piede che rimane in appoggio dovete spingere nel pavimento. Devi immaginare di voler lasciare l'impronta della suola a della Hollywood. Hollywood Boulevard. Sì, esatto, lì ci lasciano le mani. Devi lasciare il piede, perché spingendo con il piede a terra attivi molto di più i muscoli dietro della coscia, nonché i glutei, eh? Bene. Sì, voglio sedere di marmo. Ne mancano 4 adesso. 4, vai. 3, vai. 2, questo è l'ultimo, poi rimani su col sedere, stai su, appoggia il piede però e strizza più forte che puoi, devi sentire il pitbull che morde, che nel frattempo sta crescendo il pitbull. 3, 2, 1, relax. Buono. Ginocchia al petto, sciogli bene, ci alziamo in piedi. Brava. Ma un secondo per sciogliere, ve lo lasci, Maremma cane. Certo, sciogli, poi tra un secondo ti alzi. No, va bene. La schiena sul cibo. Come ti voglio.
voglio bene, scorza. Forza. Poi ti ribecco dal vivo, eh. Poi? Dico, prima o poi ti ribecco dal vivo. Se non mi vedi più è perché ho aperto un ciringuito su un'isola dei Caraibi. Aspetta che approfitto del pane un attimo. Allora, occhio, guardami. Squat che è tenuto 5 secondi, quindi vado giù, finiti 5 secondi, equilibrio e 3 pulsazioni avanti. 3, 2, 1, nuovo squat. Lo facciamo insieme. Scorza, c'hai le corna. Forza. Anche la scorza. Speriamo di no. Vai. 3, 2, 1, 5 secondi di squat. Mollo le spalle. Ok, primo equilibrio. 3 affondi. 3, 2, 1, 5 secondi di squat. Brava. Sono 10 in totale, eh? Mettiamo insieme tutto. Equilibrio. Affonda. 3, 2, 1. 5 secondi di squat. Brava. Equilibrio. 3 affondi. 3, 2, 1. 5 secondi di squat. Bonus. Questo è il numero 4, eh. Vai. Equilibrio. 3 affondi. 3, 2, 1. 5 secondi di squat. Siamo a metà. A metà. Equilibrio. Affondo. 3, 2, 1, equilibrio. No, giusto, giusto squat, perdonami. Ora equilibrio. Via. 3 affondi. 3, 2, 1. Vai. Sono gli ultimi due, eh. Equilibrio. Vai. Affonda. 3, 2, 1, equilibrio. Sali e gli ultimi 3 affondi. 3, 2, 1, sedia al muro, schiena al muro, occhio, perché adesso dura 50 secondi, ma c'è una variante. Vabbè, braccia davanti. Ok, stai stringendo forte le gambe e le ginocchia? No, mi ho dimenticato. Ok, stringi forte e ascoltami bene. In modo alternato stacca il piede destro di un centimetro da terra. Stacca il destro. Non si vede, vabbè. Andate sulla fiducia. Andiamo sulla fiducia, provate tutti a casa. Stacco il destro, appoggio. Stacco il sinistro, appoggio. Via, 50 secondi così, eh. Diciamo che 10 li abbiamo già fatti. Molla le spalle. In questo caso sarebbe interessante se riuscissi a mettere una palla o un cuscino in mezzo alle ginocchia, provare a sollevare i piedi senza perdere la palla o il cuscino. Sarebbe, ma non lo faccio. Sarebbe condizionale, però se qualcuno a casa vuol provare, perché no? Dove è andata? A prenderlo, a Cavaroni! Stanno a fanni class. Prova, prova, stacca il piede e non perdere il cuscino, poi cambia, senti come cambia l'attivazione muscolare, eh? In questo caso oltre alle gambe, alle cosce e ai glutei stanno lavorando anche gli addominali. L'ultimo, provaci, ultimo e stop, relax, brava, wow, ok, torna su. Ultimo, facciamo l'esatto contrario di prima. Ti ricordi che abbiamo fatto l'affondo con la gamba dietro, eh? Dai un'occhiata. Affondo, equilibrio, 3 squat, 3, 2, 1, affondo. Proviamo? Vai. Poi abbiamo finito, eh? Vai, affondo, equilibrio, 3 squat, 3, 2, stessa gamba, affondo, stessa gamba, stessa gamba, scusa. Via, equilibrio, 3 squat, gamba dietro, vieni su, 3 squat,
3, 2, gamba dietro, affonda. Brava. Vieni su. 3 squat. Esatto, siamo a metà. Ce ne mancano 5. Affondo. Equilibrio. Vai. Ultimi 4. Molla le spalle, Barbara. 3, 2, 1. Equilibrio. Vai dietro. Vieni su. 3 squat. Wow. Questa è l'ultima, eh. Vai dietro. Equilibrio. 3 squat. E pronta perché devi cambiare gamba, eh. Cambio gamba. Vai. Come stanno le gambe? Quali gambe? Addio. Gamba dietro. Equilibrio. Brava. Ma ogni volta che fai l'equilibrio, stai dritta con la schiena, non ti chiudere. Okay. Ogni volta che fai l'equilibrio, io voglio vedere gli addominali forti, sempre il petto aperto, non ti chiudere in avanti. Esatto. Affonda. 3 squat. Daniele, schiena dritta. Cos'è quella roba lì? Sembra che stai guardando una formica per terra. Dritta la schiena. Bene. Questo è l'ultimo. Ce ne manca uno, l'ultimo è Barbara. Vai. Ce la faccio più. Sali. Abbiamo finito. 3, 2, ok, gli ultimi secondi con la sedia al muro, forza, poi basta, poi è l'ultimo, dobbiamo chiudere il round, forza, cuscino, non buttarlo, cuscino, potete farlo a casa, col cuscino, con una palla o senza niente, gambe, esatto, strizzo forte il cuscino, lo devo tenere schiacciato e alterno, un piede all'altro stacco da terra. Sollevo uno, appoggio, sollevo l'altro, ma quando sollevo non devo assolutamente perdere il cuscino, eh. Buono, sono 50 secondi, 15 li abbiamo già fatti. Dani, appoggia la testa. Bravo. Forza Barbara, siamo a 25 secondi, dobbiamo arrivare a 50. Sì, sì, siamo a metà. Io provo qui. 15 secondi alla fine. Dovreste sentire ogni volta che sollevate il piede che l'altra coscia, quella appoggiata, ha il pitbull che sta mordendo. Lascia l'impronta. Vai. Questa è l'ultima, 5 secondi, finale. 3, 2, 1, relax. Buono. Sciolgo le gambe, strecciamo. Bravo. Molto bene, eh? Allora, stretching, allungo. Adesso riattivo poi i commenti se c'è qualcuno che ti deve fare qualche domanda. Va bene, potete mettere la mano appoggiata se volete, eh? Io appoggio a lui. Appoggio a Dani, va bene. Quello tra un po' è più alto di te, eh? Manca poco. Stessa gamba, davanti, qui, peso che va bene indietro. Devo sentire strecciare il femorale, come quando facciamo le classi di cycling o di hyperwalking. Allunghiamo bene dietro. Buono, cambio gamba, prima il quadricipite, potete tranquillamente aiutarvi, sempre gli addominali forti, le spalle rilassate, la colonna lunga, riesci Daniela a tenere l'equilibrio? Sì, prima. Bravo. Gamba avanti, il peso va dietro, qui, le mani sono sempre sulla gamba piegata, eh? Le mani sono sulla gamba piegata, ok. E poi sciolgo. Appoggiate i gomiti dalle ginocchia, schiena rotonda. Devo liberare le vertebre il più possibile. Mollo la testa, mollo le spalle. Ok, poi salgo srotolando bene la colonna, una vertebra dopo l'altra. Ok, sciolgo bene qui le spalle. Facciamo l'ultimo di allungamento. Braccia su, su bene, con le gambe tese. Andate a toccare il pavimento, dove arrivo, arrivo. Mollo la testa, mollo le spalle, dove arrivo, arrivo. Poi piego le gambe e salgo srotolando bene una vertebra dopo l'altra. Ok, sciolgo le spalle. Molto bene. Respiro, aria su e lascio andare. Molto bene. Diamo un 5 virtuale. Così. Vai Dani. Bravo. Anche con Dani. Mamma. Molto bene. Allora, riattiviamo.
i commenti. Eccoci qua. Quanto abbiamo fatto? Abbiamo fatto 40 minuti. Urca, ragazzi, no. Pensavo di aver fatto un'ora e mezza. 40 minuti. Molto bene. Vediamo chi è rimasto. Simona, Valentina, Alessia, Dina, Matteo. Sei tu, Valentina, Rossella, Ilaria, Benedetta, Diana, Ottavia, Novello, Roberto, grazie. Grandi. Beh, allora. Sono un filo sudata. Questi sono 40 minuti abbastanza, secondo me, di medio livello, che sono adatti un po' a tutti. Ovviamente se ho delle problematiche alle ginocchia, magari no, se ne possono fare esercizi diversi. L'idea però, seguendoti un po', era quella di mettere insieme il lavoro che hai fatto lunedì con quel mio collega di Venezia, che ho trovato molto bravo, sulle articolazioni. Allora, Valentina, che è una mia amica insegnante di yoga, tra l'altro sto cercando di convincerla di fare una lezione online con me, perché lei non è tecnologica come non lo ero io, ma mi sono adattata. Valentina ti ha detto grazie perché sei riuscito a farmi fare qualcos'altro, perché lei è insegnante di yoga, è di Foggia, quindi è giù. Bene, bene, mi fa molto ringraziano piacere. Ringraziano tutti, sono salutiamo anche Valentina. Sì, è un allenamento abbastanza semplice, casalingo, perfetto, divertente, non c'è bisogno di usare grandi attrezzi, ma la verità è questa, che il corpo umano è l'attrezzo migliore che possiate trovare, costa anche meno di quelli che ci sono da Decathlon, quindi bisogna sfruttarlo al meglio, in modo intelligente, quindi molto bene. E poi ce l'abbiamo a casa e quindi non bisogna uscire di casa. Esatto, esattamente. Ma vi siamo al prossimo appuntamento. Dani, come va? Ci siamo al prossimo appuntamento. Dani è il primo allenamento che fa con me. Non ho capito. Che Dani è il primo allenamento che fa con me. Hai fatto un miracolo. Bravo, come è andata? Allora, aspetta, scrivono ho l'ernia alla cervicale. Posso farlo? Ho l'ernia alla cervicale, posso. Allora, sì, con qualche accortezza. La prima in assoluto è attivare il più possibile gli addominali. Sempre. Quindi magari evitare di usare la scopa, cioè tutto quello che mi irrigidisce le spalle no, quindi tutto quello che irrigidisce le spalle no, lascio le spalle giù, attivo gli addominali e eventualmente l'unico esercizio che evito, vediamo se mi vedete, se ho un'ernia cervicale, l'esercizio che evito è questo qui, evito il crunch, lo posso sostituire magari con questo, che tecnicamente si chiama scissor. Che però fa lavorare lo stesso gli addominali. Ottimo. Daniele ti stava chiedendo, Matteo, come ti sei trovato? Prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento. Intanto questo lo dico anche, adesso lo registro e lo metterò sul canale YouTube Barbara Garavelli, quindi ve lo potete rifare quante volte volete. Poi se Matteo esatto. Ha tempo, perché è molto incasinato, perché lui fa anche le lezioni one to one personali, eccetera, quindi se ce la facciamo, la rifacciamo, quando vuoi tu. Assolutamente, magari settimana prossima la possiamo fare, ci organizziamo anche. Sì, possiamo fare una volta a settimana volentieri, e in modo da ogni settimana diamo qualche spunto un pochettino diverso, qualche cosa di diverso. Sì, diciamo che è un periodo, in questo periodo così strano, in realtà io fortunatamente sto lavorando tanto, bene anche in un modo molto virtuale ovviamente. Però quindi se uno volesse fare dei one to one con te? Mi può contattare tranquillamente, mi trova su Instagram, mi trova su Facebook, mi trova su YouTube, anzi ho messo, come hai visto, io ogni settimana do un piccolo allenamento che possono fare tutti quanti, che trovate sul mio canale YouTube questa settimana. Perfetto. Com'è? Quindi c'è anche il canale YouTube, vedi, questo non lo sapevo. C'è il canale YouTube, tu sai che... Sempre ho detto qualcosa, che io ho una mia associazione sportiva che si chiama Grinta, no? Che vuole essere proprio, come dirti, un messaggio positivo in questo momento un po' complicato. Ogni settimana facciamo quello che si chiama Grinta Workout, cioè un allenamento. Quindi scusami Matteo, il tuo canale YouTube si chiama Matteo Scorza o Grinta? Matteo Scorza. Ah ok, perfetto. Lo trovi lì, c'è caricato il primo che abbiamo fatto lunedì, che va fatto da lunedì a venerdì. E poi per il weekend... Tutti i giorni? Sì, sì. Ma quanti minuti sono? Dipende, perché l'esercizio è fatto a round, come abbiamo fatto oggi, no? Noi ne abbiamo fatti oggi tre.
Per chi è un po' meno allenato ne fa uno, ogni round dura circa 12 minuti, puoi farne due. Ma allora non serve che facciamo un'altra diretta qui, senza che ti scomodo, andiamo direttamente sul tuo canale YouTube. No, ma come vuoi, però noi qui magari riusciamo anche a dire qualcosa che va un po' al di là, a fare qualcosa di divertente. Se c'è tempo, io sono solo contenta, figurati. Però dico, se qualcuno avesse voglia, io darò settimana per settimana delle piccole sfide, sono esercizi molto semplici, ma super allenanti, perché poi ognuno di voi li fa a seconda del suo ritmo di lavoro. Perciò andatelo a vedere, abbiamo iniziato lunedì, l'idea è quella di fare un workout tutti i giorni, ritagliarsi almeno un quarto d'ora di tempo, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, e poi io nel weekend lancio una piccola sfida, quella di questo weekend la vedrete venerdì, da provare a fare durante il sabato e la domenica, e poi ogni lunedì esce il nuovo workout. Che figata, vedi, questa è una novità, ma la fate. Grazie, ti stanno ringraziando tutti, ringraziano me, ma ringraziano principalmente te, perché io ho fatto semplicemente la padrona di casa. Io ringrazio loro, è stato divertente, e allora ci vediamo prossima settimana.